Giornata importante per lei, un po' perché vince il derby a Roma e sa quanto è importante il derby qua. Il fatto intanto che la Roma prende un gol in 4 partite, questo è un altro dato importante, e il fatto che la sua squadra riesce sempre a fare gol nel secondo tempo, quindi facendo pensare che ci sia una grande forza atletica a livello di preparazione della sua squadra. Si può, per chi ci ascolta, cominciare, non dico a sognare, ma a pensare un po' più in grande rispetto alla partenza del campionato? Allora, se mi permettete, voglio dire una cosa ai miei tifosi prima, che adesso mi sento uno di voi, adesso mi sento romanista, però dobbiamo essere umili, non dimenticate che l'obiettivo è determinare o finire la stagione nei 5 primi posti. È l'obiettivo. Essere ambizioso è una qualità. Vedremo se abbiamo la possibilità di fare una grande stagione e fare ancora meglio. Vedremo. Per il momento è troppo presto. Mister, buonasera. Notato dei particolari che fanno una grande squadra. Oggi, per esempio, è entrato Taddei. Molti si sono stupiti, sembrava un ex giocatore. E ho notato anche Boriello che continua a entrare 5 minuti, ha già rischiato di fare un gol, è andato a pressare sul portiere. Ecco, come ha fatto in poco tempo a creare un gruppo così compatto, così coeso? Grazie. No, è il merito dei miei giocatori, però mi piace questa domanda perché è vero che non vinciamo in 11, vinciamo con tutta la rosa, con i 3 giocatori che hanno entrato ancora oggi, come a Parma. E come lei ha detto, ho visto un Rodrigo Taddei a 100% e anche un Marco Boriello durante 5 minuti che ha fatto belle cose per la squadra. Mi dispiace che non ha segnato questo gol che merite. Lei dice merito dei giocatori, il gruppo, però lei quando fu ingaggiato fu accolto da qualcuno con scetticismo. Adesso la Roma si ritrova a punteggio pieno con dei numeri indiscutibili. Si sente il valore aggiunto di questa squadra? Me? Vedremo alla fine della stagione. Se finiciamo in Europa, allora sarà un lavoro di tutti, anche di me, però per il momento è troppo presto. Vedremo. Lo che mi piace è che penso, come ho visto, dopo il primo gol, una squadra della Roma con molto fiducia, e questa cosa la dobbiamo fare ogni partita, che non è una cosa semplice a fare. Sì, la mister, congratulazioni. Dove l'ha vinto il derby oggi la Roma? Al di là ovviamente perché si parla tanto dei gol che arrivano nella seconda parte di gara, però si parte dal primo minuto della partita, quindi l'approccio mentale è importantissimo, la convinzione di essere superiori alle squadre avversarie è inevitabile. Sì, però nel primo tempo non dimentico che sempre anche gioca la squadra avversaria. Oggi lo più importante era vincere, sicuro, però abbiamo fatto le cose bene sul piano difensivo, la squadra ha difenduto bene tutti insieme e sappiamo che abbiamo molte qualità per segnare gol e allora è ancora venuto nel secondo tempo, però spero che nel futuro anche possiamo fare un gol nel primo tempo. Mister, buonasera. Buonasera. L'ho vista quest'estate in ritiro formare una squadra lavorando sul piano tattico, sul piano atletico e sul piano psicologico. Sì. Lei è un preparatore e un tecnico. Le volevo chiedere se ha fatto anche studi di psicologia o se c'è qualcuno che a livello psicologico la aiuta, insomma, no, in questo senso. Io penso che in Italia è la stessa cosa che in Francia, quando facciamo corso di allenatore. Sicuro che facciamo un corso sulla parte psicologica, che è una parte importante, però io non sono solo, ho
un gruppo di allenatori che lavorano con me, e oggi è il buon momento per dire che lavorano molto bene. Anche sicuro che i giocatori con esperienza hanno sempre un ruolo a giocare su questo piano. Salve. Sono qui. Oggi ha segnato Federico Balzaretti, sì, il quale nei primi giorni, nelle prime partite di campionato è stato sotto pesanti polemiche. Quanto è importante il recupero dei singoli al fine di fortificare il gruppo? No, ecco, sono d'accordo, è come un simbolo che sa Federico che ha fatto il primo gol della squadra, mi piace molto per lui, per la squadra. Ho trovato una Roma, anche i giocatori, in un ambiente negativo quando sono arrivato, e adesso lavorando forte, lavorando bene, le cose mi sembra cambiano un po' e la cosa è un po' più positiva. Però, come ho già l'ho detto, dobbiamo essere umili perché ci sarà momenti difficili durante la stagione, sempre così, nessuna squadra può fare una stagione vincendo tutti. Allora dobbiamo godere questa vittoria, però anche dobbiamo preparare la partita del mercoledì che arriva subito e sarà una partita difficile a Sampdoria. Bonsoir Rudy. Un français dans la salle. L'équipe, mais vous pouvez me répondre en italien, il n'y a pas de souci. Je voulais savoir en termes d'intensité émotionnelle, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de comparable? En termes, je ne comprends pas les questions en français maintenant. En termes d'intensité émotionnelle. Ah oui. Ah, j'ai vécu les derbies Lille-Lens-Lens-Lille, c'est pas mal non plus. Mais c'est vrai qu'on m'en a tellement parlé de ce derby. Que de le vivre, c'est quelque chose de fantastique. Ouais. Moi, j'aime ces matchs, j'aime ces grands matchs. Si on pouvait jouer des matchs de ce niveau toutes les semaines, franchement, je serais le premier heureux. Donc, le plus important, c'était de l'aborder à 3h aujourd'hui, à 15h aujourd'hui et pas avant. Et c'est vrai qu'il a fallu, même à la mi-temps, convaincre les joueurs qu'on allait gagner ce match-là s'ils continuaient à y croire. Voilà, ça, c'était un moment important. Scusate. Appunto, la domanda riguardava il fatto se lei ha mai vissuto la sua carriera dei derby di tale intensità. Sì, ho già vissuto la partita Lille-Lens, che è un derby davvero intenso, però è anche vero che insomma questa è comunque una partita speciale, e vivere questo tipo di partite è fantastico. Queste partite mi piace molto, insomma, affrontarle, vorrei affrontare questo tipo di partite tutte le settimane. È chiaro che comunque è una partita che poi è iniziata alle 3 del pomeriggio, non prima. Ho dovuto anche convincere i miei giocatori alla fine del primo tempo che questa partita poi l'avremmo vinta. Facciamo l'ultima. Mi spiace per i colleghi. No, volevo raccontare qualcosa del passato recente della Roma. 2 anni fa è venuto un allenatore, si chiamava Luis Enrique, e parlava di trabajo e sudor. L'anno scorso abbiamo avuto Zeman, faceva fare i gradoni. Quando è venuto lei, e i collegamenti con la radio dicevano tutti: ma lavora poco questa squadra. E allora adesso qual è il segreto invece? Questa squadra che in estate lavorava poco segna 10 gol nella ripresa. Io ho un vantaggio, che io non ho visto lo che ha passato l'anno scorso e 2 anni fa, e non mi importa, io guardo il futuro, è lo più importante. Io lavoro con la mia squadra, lo più importante è il spogliatoio, i giocatori che stanno tutti pronti per giocare la mia maniera di giocare, il progetto di gioco è lo più importante, la filosofia di gioco. E mi sembra che per il momento la Rosa ha un piacere a giocare insieme, un entusiasmo, una gioia che mi piace, perché dobbiamo fare le cose per i tifosi, per i nostri tifosi, per la felicità dei nostri tifosi. E oggi era una cosa magica, questa cosa. Grazie.